Madre Teresa di Calcutta, conosciuta in tutto il mondo per la sua immensa compassione e dedizione ai poveri, ha nascosto un segreto scioccante per gran parte della sua vita. Cosa potrebbe aver tormentato questa icona della santità e della carità? E come potrebbe questa rivelazione cambiare per sempre la nostra percezione di lei? Resta con noi per scoprire la sconvolgente verità che Madre Teresa ha rivelato nei suoi ultimi giorni. Prima di iniziare, assicurati di iscriverti al canale Dose Mentale e al canale Telegram per non perdere i prossimi video sulla crescita personale e spirituale. Inoltre, accedi in descrizione all'Accademia di Meditazione e Crescita Personale numero 1 in Italia. E ora, cominciamo! Madre Teresa di Calcutta è stata una delle figure più venerate del nostro tempo, dedicando completamente la sua vita a poveri, ammalati ed emarginati. Tuttavia, pochi sanno che, prima di morire, ha rivelato un segreto sconvolgente. Oggi ti sveleremo questa incredibile rivelazione e il suo impatto sul mondo spirituale, motivazionale e psicologico. Madre Teresa è stata conosciuta per il suo infinito amore e compassione verso i più bisognosi. La sua vita, dedicata al servizio a Calcutta, l'ha trasformata in un simbolo di compassione, amore e misericordia. Ha fondato le Missionarie della Carità, una congregazione che continua la sua opera fornendo aiuto ai più bisognosi in numerosi paesi. Una delle sue frasi più impattanti è stata: «Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore». Questa dichiarazione rifletteva la fermezza delle sue convinzioni e valori. Nata il 26 agosto 1910 a Skopje, nell'allora Impero Ottomano, Madre Teresa di Calcutta, fin da giovane, sviluppò una profonda passione per il servizio missionario, ispirata dalle storie dei missionari in Bengala. All'età di 18 anni, lasciò la sua famiglia per unirsi alle suore di Loreto in Irlanda, dove imparò l'inglese prima di trasferirsi in India. Nel 1929 iniziò il noviziato a Darjeeling e nel 1931 fece i suoi primi voti religiosi, scegliendo il nome di Teresa in onore di Santa Teresa di Lisieux. Nel 1946, durante un viaggio in treno, Madre Teresa sentì una chiamata dentro la chiamata a lasciare il convento di Loreto per vivere con i poveri e servire i più bisognosi. Ottenne il permesso e nel 1950 fondò le Missionarie della Carità, un ordine religioso dedicato a prendersi cura dei più poveri tra i poveri. La sua dedizione e il suo instancabile lavoro la portarono a creare ospedali, scuole e rifugi in tutto il mondo, offrendo cure mediche, cibo e amore a chiunque ne avesse bisogno. La sua opera le valse numerosi riconoscimenti, come il Premio Nobel per la Pace nel 1979. Nel corso della sua vita, questa donna incredibile ha trascinato confini religiosi e culturali, toccando i cuori di milioni di persone in tutto il mondo. Tuttavia, nonostante la sua immagine pubblica impeccabile, ha affrontato momenti di lotta interiore e dubbi profondi. Nei suoi ultimi giorni ha rivelato un segreto che mostra il suo lato più umano e vulnerabile. Madre Teresa confessò di aver vissuto per decenni in una «notte oscura dell'anima», un termine usato nella spiritualità cristiana per descrivere un periodo di profonda crisi e dubbio nella fede. Nonostante la sua immensa dedizione a Dio e il suo incessante lavoro di carità, si sentiva spesso vuota e abbandonata da Egli. Questo stato di aridità spirituale la accompagnò per gran parte della sua vita, facendola sentire lontana dalla presenza di Dio e incapace di percepire il suo amore. Le sue lettere private, scritte ai suoi confessori e superiori, rivelano questa lotta interiore. Madre Teresa descriveva una sensazione di buio interiore, un silenzio angosciante in cui cercava Dio ma non riusciva a trovarlo. Scrisse di sentirsi come un ipocrita per la discrepanza che la sua vita pubblica di fede aveva con la sua esperienza privata di dubbio e solitudine spirituale. Questo periodo di dubbio e crisi durò per moltissimi, moltissimi anni, rendendo la sua dedizione ancora più straordinaria. Continuava a servire i poveri con amore e compassione, nonostante la sua sofferenza interiore. La sua esperienza di notte oscura dell'anima insegna che anche le più grandi anime possono affrontare profonde lotte spirituali e che la fede autentica spesso include momenti di dubbio e difficoltà.
Dal punto di vista psicologico, la confessione di Madre Teresa mostra che, anche se l'oscurità interiore non ha preferenze e non discrimina, è proprio attraverso queste difficoltà che possiamo trovare una motivazione ancora più grande per continuare il nostro cammino. La storia di Madre Teresa offre un potente messaggio motivazionale a tutti i fedeli. E non. Non dobbiamo temere i nostri momenti di debolezza e dubbio. Dobbiamo accoglierli come parte del nostro viaggio, sapendo che anche nelle tenebre possiamo trovare la luce. In un mondo pieno di sfide e incertezze, la storia di Madre Teresa ispira tutti noi a non arrenderci mai. Nonostante le sue lotte interiori, continuò a diffondere amore e speranza ovunque andasse. Il suo vero coraggio non stava nell'assenza di paura, ma nella capacità di andare avanti nonostante essa. E tu? Come affronti i tuoi momenti di dubbio e oscurità? Condividi con noi nei commenti le tue storie e le tue strategie per superare i momenti difficili. La tua esperienza potrebbe ispirare e aiutare qualcun altro a trovare e illuminare la propria strada. E ricorda, la forza e la luce sono sempre dentro di noi, anche nei momenti più bui. Ti ringraziamo infinitamente per aver guardato questo video. Se ti ha ispirato, ti chiediamo di donarci il tuo prezioso mi piace e di iscriverti al canale Dose Mentale se non l'hai ancora fatto. Il tuo supporto è fondamentale per noi. Inoltre, condividilo con chiunque pensi possa beneficiarne e accedi all'Accademia di Meditazione e Crescita Personale che trovi in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video.